Si sta ormai depositando e consolidando una rappresentazione del fenomeno urbano contemporaneo che riconosce la nuova città come qualcosa di diverso e di sostanzialmente inedito rispetto alle formazioni urbane che l'hanno preceduta. Nella fenomenologia di queste nuove forme di urbanità, anche Milano si fa città infinita, regione urbana, mega city region. Ma che cosa implica questa vastità per chi abita nelle città e per chi le costruisce? In che modo il modello di urbanità che da secoli sostiene l'esistenza umana può servirci a comprendere la forma nascente di metropolitanità introdotta da questo nuovo secolo di massiccia urbanizzazione globale? Qual è il complesso rapporto tra forma urbana e vita cittadina? Come intervenire per realizzare un mutamento positivo? Il problema della riconfigurazione di intere parti urbane, che ha preso forma negli anni Ottanta, sembra oggi progressivamente esaurire la sua centralità e pregnanza. Le condizioni sono cambiate. Il territorio urbano e contemporaneo appare trasversalmente investito, in tutte le sue parti, da fenomeni trasformativi meno univocamente decifrabili, di grana variabile, grande, media, ma anche piccola, piccolissima, pulviscolare. E il tema che sembra emergere con forza sempre maggiore in questo mutato scenario sembra essere quello della problematica abitabilità di un territorio multiforme. La ricerca di una migliore abitabilità si è progressivamente imposta come uno dei temi nodali del progetto urbanistico contemporaneo. Se la qualità urbana è il vago ma centrale obiettivo che il piano si propone, rispondendo ad una pluralità di domande che di essa fanno richiesta, occorre dire con precisione di che cosa si tratta, in riferimento a concreti progetti che diano luogo ad un insieme di procedure di interazione sociale, non solo alla definizione di spazio fisico. Ecco allora che gli strumenti discreti della regolazione si candidano a svolgere un ruolo importante nel progetto contemporaneo. Si tratta di strumenti modesti, ordinari, normali nel loro tentativo di controllare e valorizzare qualità relazionali, di definire regole contestuali di produzione e disposizione di materiali urbani. 10-15 anni fa la programmazione per progetti era di grande attualità e costituiva una speranza. Colpisce come rapidamente ne sia tramontata la prospettiva, in una troppo affrettata disillusione o più semplicemente per ragioni che hanno a che fare con l'emergere e il bruciarsi di slogan mainstream che, esaurito il tempo fugace del loro essere alla moda, rapidamente si consumano ed escono di scena, surclassati da altri nuovi e più accattivanti. L'impazienza, e un limite più profondo, l'incapacità di mettersi davvero alla prova, sono, nell'urbanistica ma non solo, tra le ragioni di molti fallimenti di questa fase. Eppure, l'idea di una programmazione che si costruisce sull'interpretazione dei fenomeni reali e non sulle geografie amministrative e sugli strumenti, continua ad apparire non disprezzabile, se fossimo capaci di fare un passo avanti. E l'idea che un programma possa pragmaticamente essere implementato ad azioni selettive continua ad essere un'idea ragionevole al servizio di una visione sostantiva dei problemi e del farvi fronte, invece del vuoto proliferare delle procedure e dell'affanno nel loro adempimento, esclusivamente formale. Grazie. Grazie ad Alessandro Petroni che parla più velocemente di me. Grazie di questa lettura introduttiva tratta dal testo di cui discuteremo questa sera. Allora, buonasera, benvenuti al quarto incontro di Città Bene Comune, ambito di dibattito sulla città, il territorio e le relative culture progettuali, prodotto dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Grazie a queste due istituzioni e grazie anche a chi ha patrocinato questa edizione, ovvero l'Istituto Nazionale di Urbanistica, la Consulta degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e il Comune di Milano. Grazie infine anche a quanti hanno sostenuto in termini di comunicazione questa iniziativa, ovvero Arcipelago Milano, Settimanale Milanese di Politica e Cultura, Planum, The Journal of Urbanism, il Centro Studi PIM, la Società Italiana degli Urbanisti e la Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. Oggi siamo qui per discutere dell'ultimo libro di Bertrando Bonfantini, che ringrazio di essere qui con noi e che intanto invito a prendere posto insieme agli altri discussant qui al tavolo. Bonfantini che ha scritto questo libro che si intitola Dentro l'urbanistica, ricerca e progetto, tecnica e storia, edito da Franco Angeli nel 2017. È un libro, ha scritto Gabriele Pasqui nella nostra rubrica online dove diciamo, questi dibattiti proseguono e si susseguono appunto i commenti alle pubblicazioni di cui discutiamo qui, ma non solo.
Un libro che ci aiuta, ha scritto Gabriele Pasqui, a definire una prospettiva efficace nella quale la storia interna della disciplina, i suoi inciampi e i suoi difficili processi cumulativi si intrecciano al riconoscimento delle mutate condizioni di contesto economico-sociale, territoriale, istituzionale. Dunque un lavoro utile perché ci aiuta a comprendere la realtà che ci circonda, così come gli strumenti e le pratiche che chi si occupa di urbanistica mette in campo per leggerla e governare le trasformazioni, spesso in un clima di indifferenza, se non di vera e propria ostilità per questo tipo di azione. Ecco, parlare di urbanistica oggi non è esattamente diciamo il tema che interessa di più nel dibattito pubblico. Allora, questo libro è in vendita qui fuori, la libreria di quartiere di Viale Piceno 1 ha allestito appositamente un banchetto, mi permetto di suggerirvi di acquistarlo e anche di leggerlo almeno per parti, perché è un libro che è composto da diverse parti, è stato costruito nel tempo e così queste parti danno corpo alla fine a questo prodotto finale che è molto interessante. Libro che invece hanno già letto le persone che questa sera sono qui con noi e sarà commentato questa sera da Paola Di Biagi, professore ordinario di urbanistica all'Università degli Studi di Trieste, Francesco Evangelisti, che è qui alla mia destra, dirigente dell'unità che si occupa dei programmi strategici di trasformazione urbana del Comune di Bologna, e il professor Carlo Gasparrini, là in fondo, che è professore ordinario di urbanistica dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, prima di lasciare loro la parola, voglio dire poche cose circa i motivi per cui abbiamo invitato qui alla Casa della Cultura il professor Bonfantini e i motivi per cui discutiamo di questo suo ultimo lavoro. Allora, intanto ci è sembrato interessante, seppur evidentemente parziale, la prospettiva da cui Bonfantini guarda alla disciplina e cerca di narrarcela dall'interno, da dentro l'urbanistica, appunto, anche attraverso una serie di esperienze a cui egli stesso ha preso parte, riferibili tanto al mondo della ricerca quanto a quello della pianificazione. Quindi, primo punto, la prospettiva, guardare a questa disciplina da dentro. Ci è sembrato poi interessante che Bonfantini abbia fatto ruotare parte della sua riflessione sulle tecniche e gli strumenti che sono propri di questa disciplina, perché è poi con questi che si opera nel concreto ed è con questi che si traducono i propositi di noi urbanisti, quelli delle pubbliche amministrazioni, quelli delle comunità che più o meno consapevolmente decidono di dotarsi, di immaginare un qualche tipo di futuro per il proprio territorio. Una lettura degli strumenti non di tipo tecnocratico, ma alla ricerca del senso ultimo che questi strumenti hanno e di un certo modo di operare. Questo libro ci è poi sembrato interessante anche per il suo richiamarsi alla storia, ai fondamenti della disciplina. È forse un tentativo di ricucire degli strappi che ci sono stati. Questo sì attraverso la narrazione di ricerche che hanno contribuito e probabilmente contribuiranno ancora a, diciamo, costruire dei fondamenti di questa disciplina. Mi riferisco all'esperienza del RAPU, alla raccolta di alla raccolta e alla messa a disposizione di documenti relativi alla pianificazione che servono, io credo, a costruire, a dare un'identità solida a questa disciplina. E anche attraverso una personale riflessione che è condotta nel libro su alcune vicende o su alcune figure fondamentali, cruciali dell'urbanistica moderna. Infine, nel coro di voci con cui gli stessi urbanisti negli ultimi decenni si sono affannati, hanno insistito nel demolire molto spesso la disciplina, l'urbanistica moderna e i suoi strumenti, strumenti che sono faticosamente maturati nel corso del secolo e che
ancora si rispecchiano nelle leggi urbanistiche con cui abbiamo a che fare oggi. Ecco, Bonfantini io credo rappresenta un po' una voce fuori dal coro, nel senso che propone di tornare a una dimensione sostantiva del piano urbanistico, ridando centralità al suo progetto che, afferma lui stesso introducendo il libro, è progetto di assetto e progetto di regole. Quegli stessi assetti, aggiungiamo noi, della città del territorio e quelle stesse regole per governarne le trasformazioni, che crediamo sono non solo l'oggetto principale di questa disciplina, l'urbanistica, ma anche le basi di una convivenza civile. Ecco, per queste ragioni che appunto discutiamo di questo libro e per cui ringrazio tutti di essere qui. Grazie. Lascio la parola a Paola Di Biagi. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie al professor Riboldazzi per l'invito, grazie alla Casa della Cultura che ci accoglie, al Politecnico, tutte le persone, insomma, le istituzioni e le associazioni che hanno organizzato l'iniziativa, grazie a Bertrando Bonfantini che mi ha dato l'occasione di leggere con più attenzione e cura il suo lavoro. Anche, è stata un'occasione anche per conoscere meglio Bertrando, devo dire la verità, e apprezzarlo ancora di più. Allora, quando si presenta un libro mi piace sempre partire dalla sua materialità, dalla sua cornice, diciamo così, dalla superficie del testo, un esercizio che è un po' imparato anche da Bernardo Secchi, il quale appunto ci ricorda che i modi di leggere un libro sono ovviamente molti, che uno stesso libro può essere letto, affrontato in maniera diversa da diverse persone o anche dalla stessa persona in occasioni diverse. E quindi quello che lui ci proponeva in una rilettura che gli avevo proposto di fare del libro di Leonardo Benevolo, Le origini dell'urbanistica moderna, Secchi appunto faceva proprio questo esercizio, quello semplice che inizialmente fa chiunque entra in libreria o vede un libro sul tavolo di un amico, prende in mano il libro e comincia. Ed ecco, io ritengo che questo modo semplice sia interessante per arrivare alle questioni, ai temi che poi nei testi vengono affrontati. E quindi vi proporrò una lettura molto aderente al testo, così in questo esercizio dall'esterno, dalla superficie verso l'interno. E, innanzitutto il libro, che ha questa sua materialità, colpisce, lo potete vedere tutti, colpisce per la bellezza di questa copertina, di cui poi parlerò, e il titolo, anche il titolo, quindi ci attira, no? Per questo titolo e questa immagine di copertina. Allora, dentro l'urbanistica, ricerca e progetto, tecniche e storia. Questo dentro l'urbanistica, che è abbastanza forte come titolo, ci dice subito che ci riporta l'autore al suo sguardo interno alla disciplina, l'autore, cioè di chi studia, di chi insegna, di chi pratica la progettazione urbanistica, come appunto Bertrando. Ma soprattutto ci porta subito, ci propone subito in qualche modo un'idea di urbanistica come una disciplina che ha uno spessore, una rotondità, una densità, una profondità che è data innanzitutto dal suo rapporto col tempo. Una disciplina, per citare ancora Bernardo Secchi, che proprio in prima lezione di urbanistica, una disciplina che è stretta tra studio del passato e immaginazione del futuro. E quindi il futuro è subito qualcosa che ci viene incontro nel libro di Bertrando, perché la prima parte è proprio dedicata al piano, al progetto urbanistico, e quindi ci parla di una disciplina progettuale che guarda al futuro cercando di costruirlo, di costruire visioni del futuro, immagini, quello che Bertrando definisce immagini di futuro per la città, per il territorio, e quindi il piano come opportunità di costruzione di figure territoriali, quelle che lui definisce, l'autore definisce, figure territoriali proiettive nell'introduzione.
E quindi il piano, la proposta, il piano viene proposto come progetto o definito come progetto di assetto di un territorio abitato, insediato, ma anche come progetto di regole, quindi come statuto per la convivenza nell'uso dello spazio di una società insediata. E anche attraverso le esperienze di Iesi, della partecipazione alla redazione del piano di Iesi e del piano di Bologna, emerge bene questa definizione del piano che guarda al futuro attraverso appunto piano come visione, diciamo, ma anche un piano che guarda la regola come e quindi cioè che guarda il presente attraverso la regola, visione e regola, norma e regola come strumento per tradurre una visione. Probabilmente è una definizione un po' azzardata, ma e quindi questa dimensione del futuro che ancora riprendendo in mano prima lezione di urbanistica ho ritrovato ancora questa definizione che anche vista la presenza degli studenti mi piace riproporre, perché quando Secchi definisce l'urbanista uno dei pochi che ancora si occupi in modi diretti ed espliciti della costruzione di un futuro che si distenda nel tempo lungo. E poi questa densità dentro la quale ci porta dentro l'urbanistica l'autore è una, e questo rapporto col tempo, la dimensione del presente, quindi l'urbanistica ha anche un carattere conoscitivo, esplorativo della città contemporanea. E questo è evidente nel libro attraverso le sue esperienze, le ricerche ad esempio fatte sulla regione milanese, un presente che cerchiamo di conoscere per modificare attraverso le visioni del futuro, appunto, immagini di futuro che hanno la capacità forse di portare a delle trasformazioni, alle trasformazioni dell'assetto presente, della città contemporanea. È una disciplina che si rapporta col passato, che si appoggia sul passato. E in questa sequenza anche attraverso la quale si può leggere il libro dal futuro al presente al passato, che sta appunto in fondo nel libro di Bertrando, le due parti finali, ci dicono che appunto Bertrando non è uno storico dell'urbanistica o della città, è un urbanista che però si confronta con il passato disciplinare, questa necessità di riguardare e di reinterpretare i lasciti e quindi di riconsiderare i lasciti, e quindi non tanto da storici ma da progettisti, da persone che praticano l'urbanistica. E quindi guardando alla disciplina guardando l'urbanistica come una disciplina che lavora con i materiali di un tempo lungo che ha visto la sua costruzione, la sua evoluzione. Questo per non essere troppo schiacciati sul momento presente, perché la contemporaneità può essere, come diceva Calvino nel libro Perché leggere i classici, rileggere i classici, può essere mortificante, come in me forse quella che stiamo vivendo oggi, però appunto non essere troppo schiacciati sul momento presente. Quindi i lasciti come un ancoraggio. Mi sembra che Bertrando proponga i lasciti o i classici come un ancoraggio per non farsi portare via da mode effimere. E c'è una bella definizione quando lui dice: le pratiche contemporanee vanno poste in fertile interazione e confronto con un sapere tecnico cumulativo, quale risorsa attraverso cui affinare anche gli strumenti più innovativi. E questo, a parte che mostra anche questa ciclicità, no? Su cui mi piacerebbe dire delle cose dopo, vediamo se c'è il tempo, ma mostra un punto, un carattere del lavoro di Bertrando,
un suo stile intellettuale, un carattere del suo lavoro nel quale mi riconosco profondamente. Il mio lavoro di ricerca didattico progettuale si misura, si è sempre misurato con i classici, anche quando ho curato quel volume sui classici dell'urbanistica moderna, era un po' questo che mi spingeva, non un'operazione appunto da storico, ma ritrovare, perché come una citazione veloce di Cacciari che ho casualmente visto sulla metro prima, però avevo questa sua citazione che dice che classico non è qualcosa che rimanda al passato, è qualcosa che resiste al presente, che contrasta con l'ora, con il modus, cioè con il moderno, con la moda, contrasta con la moda. Per questo nessuno può fare a meno dei classici. Se non possiedi i tuoi classici, se non li ricordi, cioè non li conservi nel tuo cuore, sei un moderno che vive sotto l'impressione del momento disarmato, fagocitato dal presente, senza la distanza critica che i classici forniscono e che ti permetterebbe di non essere schiavo. Leggere i classici è contraddire la tirannia del momento. I veri classici non fuggono, sfidano, sono sempre pericolosi. Ecco, questa affermazione mi sembra che restituisca un po' il senso di parte del lavoro che facciamo, che fa Bertrando. Ma il passato anche come, quindi non solo il passato, una stratificazione della disciplina, ma guardare all'indietro vuol dire anche lavorare sui luoghi come stratificazione, come Bertrando definisce il territorio come palinsesto insediativo stratificato e caleidoscopico. Quindi leggere non solo le parti della città, quindi le parti storiche più consolidate, ma leggere lo spazio urbano proprio come una stratificazione, come un palinsesto in cui appunto generazioni diverse hanno agito, operato, stratificato, cancellato, eccetera. E quindi questo è un po' il modo di leggere anche la città contemporanea. E quindi il sottotitolo del libro, Ricerca e progetto, tecniche e storia, dove la storia è interpretata forse più come un lascito. Questo titolo, Dentro l'urbanistica, oltre a portarci appunto in questa dimensione che ho provato ad accennare, ci riporta all'autore e quindi a uno studioso che sta dentro questa disciplina. Il libro appunto racconta l'esperienza di Bertrando come professore di urbanistica, come ricercatore nell'università pubblica e come, quindi nell'introduzione lui la pone questa questione, dice che cosa significhi oggi fare urbanistica lavorando in università, è l'interrogativo che attraversa queste pagine. E quindi questo ancora una volta ci dice molto dello stile intellettuale del suo autore. E quindi è un professore di urbanistica che attraverso la sua didattica ha responsabilità nella formazione di giovani urbanisti e architetti. Dentro l'urbanistica anche come ricercatore, le ricerche appunto sull'area milanese, eccetera, e come progettista, laddove quando Bertrando si è trovato a fare progettazione l'ha sempre fatto da ricercatore, quindi non da professionista, ma cogliere l'occasione del progetto come occasione di ricerca sui territori e sulle forme del progetto. Allora, questa dimensione esperienziale del libro ce lo propone come una sorta di autobiografia. Io ho letto il libro di Bertrando come una sorta di autobiografia scientifica, nonostante lui sia giovane. È un libro che, quindi veniamo anche alla forma del testo, è un libro che raccoglie circa 20 brevi saggi che lui ha scritto in un arco temporale di circa 20 anni, prevalentemente in riviste. Le riviste, mi sembra, i luoghi nei quali lui ha pubblicato sono soprattutto le riviste disciplinari, urbanistica, territorio, planum, archivio di studi urbani regionali, quindi riviste prestigiose, importanti nella costruzione del dibattito disciplinare, nella formazione del sapere disciplinare.
E questo carattere un po' autobiografico emerge dall'immagine di copertina. È una bellissima copertina che sono andata subito a vedere di chi fosse questa immagine. E questa immagine, che si intitola Primavera sul Ticino, è di un artista, Sergio Bonfantini, che ha lavorato tra gli anni 30 e 80 del Novecento e che era un prozio di Bertrando. Non, gli prozii non vanno sottovalutati, io stessa lo sono e ho un ruolo molto importante con le mie piccole nipoti, però i prozii non vanno sottovalutati, nel senso penso che non a caso Bertrando abbia scelto questa immagine, non solo per un richiamo affettivo evidentemente a una figura di artista che ha avuto un ruolo forse probabilmente anche nella sua educazione, si è formato alla scuola di Felice Casorati, insomma una figura interessante, ma è una composizione molto bella, tardiva, degli ultimi anni della sua vita, dell'87, è una composizione, e sottolineo questo termine, di appunto una primavera sul Ticino. Allora c'è un paesaggio e c'è questo paesaggio primaverile, non so perché mi è venuto in mente mentre, non so, mi ha evocato, non so perché, una definizione di architettura che Edoardo Persico ha usato, riprendendo anche una frase della Bibbia, nel 35, a chiusura del suo libro Profezia dell'architettura. Edoardo Persico definisce l'architettura sostanza di cose sperate. E allora questa primavera, no, come promessa, questo guardare avanti a qualcosa che sta maturando, che verrà ancora, questo mi riporta alla dimensione, a quella dimensione progettuale del guardare in avanti della nostra disciplina, di una promessa, come dire, anche di una qualità, di un'abitabilità, no? Un'abitabilità che è stare bene, no? Quella definizione che poi Bertrando Dai, riprendendo da Andrea Di Giovanni, stare bene in un luogo. E quindi una disciplina che appunto in qualche modo cerca di fare stare bene, si è sempre posta fin dalle sue origini questo obiettivo, far star bene, garantendo dei diritti fondamentali come la casa, lo spazio, spazio abitabile, servizi, eccetera. Ci sarebbe una cosa da dire sulla ciclicità di questa immagine, ma la lascio perdere perché forse volevo fare un altro lavoro, non so, la critica d'arte. Ma no, cioè in realtà vorrei dire una cosa, magari la dirò dopo, adesso non c'è il tempo. Allora, questi testi, 20 testi, la struttura del libro si articola, come già stato detto, in 6 parti. Sono organizzati i testi non in ordine, una sequenza temporale cronologica, ma in una sequenza tematica. Quindi ne risulta un libro di frammenti di un discorso urbanistico, in questo caso, svolto in un tempo lungo e ricomposti attraverso questa sequenza data dalle 6 parti. Ciascuna parte affronta un tema e allora io non vi voglio restituire questo, ma ho colto in ogni parte, ho colto una parola che mi ha suggestionato. Nella prima parte, che è dedicata appunto al piano, c'è un testo che è stato anche ripreso dallo studente, credo fosse uno studente che ha letto prima, che è abitabilità. Ecco, una parola appunto molto bella, spazio abitabile. Io la prima volta che ho trovato questa definizione di spazio abitabile l'ho trovato in un testo di Bruno Taut, però non lo so, magari la genealogia, quindi un termine degli anni 20, 30 di questo architetto tedesco. Spazio abitabile, dove l'abitabilità è una di queste parole, perché parole sfuggenti, ambigue, relative, anche abitabilità, che lui indica più parole. Questa abitabilità è una parola, che un termine che si radica nei contesti locali, che è relazionata alle pratiche della società insediata, alle pratiche della vita quotidiana, esito appunto di pratiche sociali. Quindi è un concetto relativo e mutevole.
Nella seconda parte del libro, che è dedicata sostanzialmente al caso di Jesi, al progetto, all'esperienza di progettazione Jesi, forse la parola che così tra le parole ambigue vi è sostenibilità, che è stata di cui il progetto urbanistico di Jesi si è permeato, di questa sostenibilità ambientale, economica, sociale, eccetera, che però diventa un tema di bandiera. Di una, quella che Bertrando definisce tema di bandiera di una stagione urbanistica, e una parola che comincia a fare problema, forse come oggi resilienza. E la terza, e forse dopo qui mi fermo perché sono questa è un'altra cosa, voglio dire, la terza parola nella terza parte del libro è la parola composizione. Composizione ritorna spessissimo nel libro, appunto, non solo ho colto anche questa composizione dell'immagine della primavera sul Ticino. Composizione è interessante, Bertrando dice che è un'operazione progettuale, il piano è un progetto compositivo di diversi dispositivi e materiali urbani, potremmo dire, ed è anche questo un termine ambiguo, perché non è creazione, no? La composizione non è creazione, come dimostra anche questa immagine, non è un atto creativo, magari individuale, singolo, eccetera, ma è un'operazione di progetto dove hanno un ruolo fondamentale i procedimenti, gli strumenti, le tecniche. E composizione, proprio stamattina ho visto, citava un testo, sono andata a rivederlo nella bibliografia, Bertrando cita un libro di Massimo Bonfantini, che è il papà di Bertrando, che è stato un filosofo importante, che è mancato da qualche mese, che aveva un legame forte anche con la Casa della Cultura. Non sto, come dire, toccando una sensibilità di Bertrando, gliel'ho chiesto, insomma, se potevo fare questo riferimento a Massimo Bonfantini, perché viene citato questo libro Filosofia della composizione, un testo interessante. Allora, così mi sembra così che sia un bel modo per ricordare anche Massimo Bonfantini, che in questo luogo ha avuto una presenza importante. E infine le ultime due parti, dove questa attenzione alla storia, al passato, la parola archivio, perché riprende l'esperienza di Rapu, la rete di archivi, piani urbanistici che un tempo, quando eravamo più giovani, io con Patrizia Gabellini e con altri colleghi abbiamo messo in piedi con la Triennale di Milano, un progetto che poi ha portato avanti Bertrando in modo molto importante, ma insomma non mi soffermo su questo perché non casomai lo riprendo dopo. E infine lasciti. Allora, nel capitolo lasciti stamattina dicevo, ma che parola, alla fine, dove lui parla, e sono testi anche giovanili, tra i primi testi, parla di John Nash, di Frederick Olmsted, quindi Nash l'architetto inglese, progettista di spazi aperti, Olmsted paesaggista americano, Camillo Sitte l'arte di costruire la città, Rainer Banham Los Angeles, le quattro ecologie. Allora ho pensato che forse al centro di quella parte vi sia lo spazio aperto, cioè autori di testi e di progetti che fanno dello spazio aperto, di diverse idee di spazio aperto, quindi non so, cioè nasce dallo spazio aperto come composizione, diciamo, di con i materiali architettonici, a Olmsted lo spazio aperto come paesaggio, come parco, come grande parco urbano, Sitte lo spazio aperto come morfologia, come relazione tra spazio costruito e spazio aperto, come piazza, come spazio pubblico, del pubblico concavo, anche spazio del pubblico in qualche modo, fino a Banham lo spazio aperto come nella sua dimensione forse paesaggistica, insomma, in queste quattro ecologie. Ecco, forse altre cose ci sarebbero da dire, ma insomma non voglio togliere spazio ai grazie. Colleghi, e grazie a voi. Grazie. Allora, Francesco Evangelisti.
Sì, buonasera. Anch'io ringrazio molto per avermi dato questa occasione di confrontarmi col volume di Bertrando, anche per avermi chiamato in questo posto così importante. Io sicuramente per il lavoro che faccio sto dentro all'urbanistica, se vogliamo riprendere questo bel titolo, e lo faccio lavorando in un'amministrazione, quella del Comune di Bologna, di cui sono dirigente, e mi occupo di piani di progetti urbanistici. Ho incontrato Bertrando Bonfantini lavorando sul rifacimento degli strumenti di pianificazione tra il 2005 e il 2009, quando il Politecnico ci faceva un'operazione di consulenza e ha contribuito in maniera decisiva alla progettazione di quegli strumenti. E mi sono ritrovato, leggendo il libro, in due in particolare interessi, che sono denunciati nell'introduzione: l'interesse sicuramente per la progettazione urbanistica, quindi questa necessità di mutare, di cambiare, di evolvere gli strumenti. In un contesto in cui il territorio cambia, la società cambia, citando Palermo, parla Bertrando di un sapere pratico in assoluto movimento. E per me questa tensione è molto importante nel lavoro che faccio. E l'altra cosa che ho trovato assonante per me è questa idea di che ogni esperienza sia un'occasione di ricerca, anche in quella dimensione pratica che è più comune all'interno delle amministrazioni. Chiaramente la mia non può che essere una ricerca molto operativa, pratica, poco ricerca se volete rispetto a quella che c'è dentro l'università, però sempre dentro una tensione progettuale che traguarda sempre un cambiamento della città e i cambiamenti necessari nel modo di governarla. Quindi ovviamente per me il discorso può essere solo molto contestuale, molto stretto su Bologna. La generalizzazione la potete fare voi, ma non tanto noi che siamo molto dentro a una trincea. Però quello che pensavo di dire, anche aiutato da questo bellissimo intervento di apertura che ha parlato del libro, era alcune cose che il libro, alcune molle che ha fatto scattare, alcune riflessioni che ritengo utili per il lavoro e forse alcune sfide che comportano ancora continuare queste riflessioni. E mi piacerebbe continuare un confronto su questo. Allora, velocemente ne ve ne propongo alcune e poi vediamo se c'è modo di discutere un po'. Comunque, la prima questione che è trattata nella prima parte del libro riguarda la riforma del piano, la sostanza dei piani, no? E questo tema della riforma è un tema complesso. Ma le leggi cambiano in continuazione, riformano, cambiano, ridanno forma nuova ai piani. Noi adesso, per esempio, in Emilia-Romagna ci troviamo davanti a una nuova legge che è stata approvata a dicembre scorso, che ci obbliga a cambiare in un periodo di tempo molto breve, 3 anni, tutti gli strumenti di pianificazione, rifondando completamente gli strumenti. Lo dobbiamo fare appunto in un tempo breve e per poter sfruttare questo viene anche suggerito di fare un'operazione di traduzione del vecchio piano in quello nuovo. Parlo di questo perché Bertrando ci ha lavorato e Bertrando ne parla nel testo. Allora, quello che stiamo facendo in questo momento è molto quello di riscoprire, rivedere l'attualità del piano che abbiamo in relazione a quello che chiede la legge, che comunque denota un cambiamento, cioè comunque anche una legge è un'espressione del rapporto tra la società e il territorio, no? Quindi ci interroga su come adeguare gli strumenti. Il piano che era il piano strutturale, il piano operativo, il regolamento urbanistico edilizio in quel tempo erano 3 strumenti, erano stati fatti appunto nel periodo, sono stati approvati tra il 2008 e il 2010. Quando era sindaco Sergio Cofferati, l'assessore all'urbanistica era l'attuale sindaco di Bologna, Virginio Merola, e la consulenza era organizzata da Patrizia Gabellini. Quindi, in quel momento il piano
si basò molto proprio sull'individuazione di queste figure territoriali proiettive di cui parlavamo. Queste sette città sono state chiamate nel libro, che definivano dei diversi modi di essere la città, e quindi stiamo ragionando molto su quanto abbiamo usato questo e quanto ci è stato utile nel lavoro, e effettivamente riscontriamo una grande utilità di questo tipo di linguaggio e di approccio al piano nel accompagnare le trasformazioni lavorando sul loro significato, sul loro senso, sulle relazioni tra i diversi pezzi di città e tra i diversi pezzi di trasformazioni. E potrei accennare al volo a una di queste che mi sembra particolarmente significativa tra le varie città. Ce n'era una denominata città della tangenziale, che descriveva un po' la necessità di risaldare, rafforzare, rinnovare le relazioni tra la città che sta di qua e di là da una strada costruita all'inizio degli anni 60, cioè prima della grande espansione di Bologna, e quindi la strada che, se volete, separa centro e periferia, in un certo senso, banalmente parlando, ma che comunque costituisce una separazione molto significativa. E in questi anni l'amministrazione ha... le amministrazioni locali, provincia, regione, città metropolitana, comune, hanno concordato con Autostrade un rafforzamento di questa strada, e quindi ci siamo trovati davanti al progetto, all'impatto, alla valutazione dell'impatto del progetto di questa nuova infrastruttura, e ragionare nei termini che il piano ci aveva suggerito in questo tema delle relazioni, dell'impatto, delle dotazioni, delle relazioni fra dotazioni che stanno di qua e di là, ci ha aiutato molto a accompagnare questa progettazione che ora sta arrivando nella sua fase finale. Questo mi sembra un primo tema. Un'altra cosa che notavo è il tema del fatto che in questi anni sono mutate condizioni del contesto, sono mutate politiche all'interno del piano. Cioè, il piano è rimasto lui, soprattutto il piano strutturale, è stato completato da alcuni pezzi, ma le politiche sono cambiate. Il piano era stato redatto appunto all'inizio del 2000, quando il ciclo, diciamo, edilizio, se volete, uno degli ultimi cicli edilizi positivi era al massimo della sua potenza, e poi invece la storia è andata diversamente. C'è stata la crisi con i suoi effetti, blocchi della domanda, blocco del mercato, progetti interrotti, eccetera. Tra il 2011 e il 2016 la nuova amministrazione, in cui Virginio Merola era sindaco e Patrizia Gabellini era invece assessore, ha reinterpretato il piano. È partita dal piano, ma l'ha adattato a una situazione diversa. E come l'ha fatto? L'ha fatto optando per una delle opzioni possibili che erano ancora aperte nel piano. Il piano poteva prevedere grandi operazioni di rigenerazione, ma ancora operazioni di consumo di suolo, di sviluppo della città, e invece in quegli anni si è optato per fermare questa ipotesi di ulteriore allargamento della città e di puntare tutto sulla riqualificazione. Questo ha portato a lavorare su due questioni tecniche importanti, che hanno messo, se volete, in discussione alcune cose del piano, ma le ha messe in discussione Patrizia Gabellini, che l'aveva progettato. Quindi credo che sia interessante vedere come questo è accaduto, no? Da una parte abbiamo lavorato sui piani operativi, appunto costruendo una cornice generale all'interno della quale si potessero avviare, quando fosse stato possibile, e ciò sta accadendo ora, interventi di rigenerazione urbana, e questo ha comportato la costruzione di tre piani operativi diversi, ognuno con il suo documento programmatico sulla qualità urbana e soprattutto con le sue valutazioni di sostenibilità ambientale. E dall'altra parte questa scelta ha comportato il fatto di mettere in discussione alcune scelte di quel piano, per esempio l'applicazione delle tecniche della perequazione urbanistica, che in fondo era ancora legata allo sviluppo della città e che aveva un approccio, se volete, quantitativo al ragionamento sulle dotazioni territoriali, invece riportando il ragionamento tutto su un tema qualitativo di rafforzamento delle dotazioni esistenti, della qualità urbana.
cosa che peraltro la legge nuova riprende in maniera molto significativa e davanti alle quali proprio queste ultime biografie che racconta Bertrand, appunto Nash, Olmsted e Sitt, credo che possono essere ottimi numi tutelari per la redazione di quella strategia della qualità urbana che risulta essere l'elemento fondamentale del nuovo piano che dovremmo andare a costruire. Ci sono però state anche questioni che sono andate fuori dal piano, e questo riguarda uno degli aspetti di cui Bertrando parla parlando di composizione, cioè mi sembra che sia il capitolo 11 che parla dell'università, della relazione tra università e città nel caso di Bologna, ed è una lettura interessante che è ricostruita appunto in termini di composizione delle relazioni che hanno in questi diversi pezzi di città e di università e come si comportano col contesto. Quel racconto è costruito sulla base di decisioni che furono prese con una sorta di accordo tra comune e università nel tempo. I piani urbanistici contenevano al loro interno decisioni che l'università aveva deciso di avallare, di attuare, e anche questa è una cosa che è cambiata molto nel tempo e che ovviamente adesso non c'è tempo di parlarne dettagliatamente, però che mi ha fatto sorgere alcuni interrogativi rispetto a questo approccio, e, nel senso del rapporto tra che non è solo un rapporto di composizione di pezzi che si compongono all'interno di una strategia, di un disegno della città, ma che è un rapporto anche duro di poteri, di decisioni, di percorsi negoziali che non sempre hanno esiti, diciamo, preferibili, quelli più preferibili, no? In questi anni, per esempio, la sostituzione di un rettore a un altro, le elezioni dei rettori hanno avuto come terreno di scontro proprio alcune scelte urbanistiche che c'erano nel piano e che non sono state condivise, che hanno portato a una nuova visione del rapporto università-città, devo dire, proposto con una notevole dose di autonomia da parte dell'università e accettato, insomma, dal comune, ma in una logica che forse il solo sguardo attento alla composizione potrebbe non spiegare del tutto. Ancora una cosa credo rilevante, poi due battute per chiudere, ancora sul discorso delle leggi, delle riforme dei piani. È vero, come dice Bertrando, che questa ricerca della riforma non deve essere una ossessione, no? Dell'urbanista o del legislatore, però ci sono alcuni casi in cui questo tema risulta indispensabile, e questo l'approccio, diciamo, alla riforma della legge per avere un nuovo tipo di piano, e questa è una cosa che in questo momento io ho in mente e che stiamo praticando in questi giorni, peraltro confrontandoci ancora di nuovo con Patrizia Gabellini, relativamente alla pianificazione d'area vasta, quella che adesso è stata messa in campo alle nuove città metropolitane. In questo caso il tema è che ho una nuova istituzione, un nuovo soggetto sul territorio, radicalmente diverso da quello che prima era la provincia, e ci si pone il problema di quale sia un piano, un livello, un modo di formare piani che sia legato a questo livello. Quindi qui, senza stare a riprendere questioni legislative più o meno complesse, alla fine ci troviamo davanti a una differenza rilevante, cioè noi non abbiamo più un soggetto come era la provincia eletto dai cittadini con un consiglio e un presidente, ma troviamo un soggetto cosiddetto di secondo livello che, se volete, federa o coordina i comuni che sono i decisori sul territorio. Quindi il piano non può essere più il vecchio piano territoriale di coordinamento, che era fatto invece da soggetti che esprimevano completamente la loro rappresentanza. E allora, inoltre, alla città metropolitana, secondo la legge del Rio, quella che ha costituito le città metropolitane, è attribuita anche un ruolo di pianificazione strategica, e quindi questo compone
diciamo un ambito di competenza molto significativo. È tutto da inventare. Le leggi dell'Emilia Romagna sono state un po' incerte, credo che ci siano molte incertezze su come questo soggetto potrà evolversi, e quindi staremo a vedere anche come potrà agire questo ruolo sulla pianificazione. Devo dire che però una cosa coraggiosa nella legge regionale c'è, da questo punto di vista, un aggancio a quel principio di competenza per il quale vengono differenziate le competenze di città metropolitana e comune, che va un po' a smantellare potenzialmente quel sistema di pianificazione a cascata che da più di 70 anni invece era praticato in Italia. Quindi questo credo che sia un futuro argomento di riflessione importante, per capire che forma potranno avere questi piani. Finisco con due battute, assolutamente, anche io, per non rubare tempo alla successione delle cose. Una ovviamente è sulla parte degli archivi della storia, che per noi è interessantissima. Purtroppo nel lavoro di Rapu Bologna si è fermata al 1958. Ci piacerebbe molto, sarebbe di grandissima importanza, io credo, invece, poter portare avanti questo lavoro, andando a ricomprendere in questo tutto quel periodo così famoso, se volete, nella storia dell'urbanistica italiana, che va dagli anni 60 in poi. Lo dico perché nel caso di Bologna credo che la distinzione tra documentazione e interpretazione, quella che esprime molto bene Bertrando nel volume e nel lavoro che hanno fatto su Rapu, sia veramente molto difficile. Forse anche la presenza dei testimoni diretti rende più difficile la discussione, e credo che un poter lavorare sui documenti sarebbe di grandissimo interesse. Ultima battuta, questa è proprio una battuta per chiudere, c'è un capitolo, il terzo del volume, in cui Bertrando racconta, devo dire, in una maniera, con una chiarezza esemplare direi, il lavoro che ha fatto, devo dire assolutamente in prima persona, sul regolamento urbanistico edilizio di Bologna. Questo è un lavoro dal mio punto di vista molto importante, mi piace molto come è esposto nel libro, perché si capisce la dignità che ha nel progetto urbanistico il progetto della norma, che credo sia fondamentale. Era un regolamento innovativo, lo potete leggere descritto molto bene lì. Questo regolamento urbanistico edilizio è però vittima in questo momento, apparentemente, della cosiddetta semplificazione normativa, no? La semplificazione normativa è una questione probabilmente considerata importante da molti, che si è applicata prima di tutto alle leggi nel campo dell'edilizia e che ha delle conseguenze ovviamente in quello urbanistico. La nuova legge urbanistica regionale, che viene a valle di tutta una serie di riforme edilizie fatte nell'ottica della semplificazione, non nomina neanche il regolamento edilizio. Dà per scontato che i contenuti urbanistici, la U del RUE, siano assorbiti dal nuovo piano urbanistico generale definito dalla legge, che doveva essere uno invece che tre per la semplificazione normativa, e quindi sembra dimenticarsi di questo strumento. In realtà devo dire che la cosa strana è che nel frattempo quello che si è svolto a livello nazionale, questa approvazione di uno schema di regolamenti di lista tipo nazionale, no? Nel 2016, con un'intesa Stato-Regioni che dava attuazione alle norme del DPR 380 del 2001, quindi appunto questa semplificazione dell'edilizia, che implica l'unificazione dei linguaggi, anche quasi dei ragionamenti, della struttura del testo. Alla fine, in realtà, il regolamento edilizio tipo nazionale è un indice di materia. Ecco, però, se lo guardate, vi prego di notare una cosa abbastanza particolare, cioè che la sequenza con cui sono esposte le materie all'interno dell'indice e ovviamente i presumibili contenuti che si devono avere, e comunque la forma articolata attraverso requisiti tecnici e norme prestazionali, è esattamente la stessa del RUE di Bologna. Quindi il lavoro di Bertrando non è stato inutile, e non è vero che la semplificazione ha ucciso questo importante prodotto tecnico. Grazie. Grazie a voi. Grazie.
La parola al professor Gasparrini, Carlo Gasparrini. Dunque, io abbandono la mia scaletta perché diciamo la presenza di Paola l'intervento di evangelisti ovviamente hanno già detto alcune cose importanti. Proverò a tornarci sopra con uno sguardo un po' più tagliato su alcune questioni che non sono state invece toccate. Quindi perdonerete se c'è qualche ripetizione, ma nello stesso tempo credo di dare qualche spunto e qualche suggerimento in più alla discussione. Allora, sperando di poter fare un secondo giro, so che dipende anche da me, dalla lunghezza del mio intervento, ma io cercherò di essere davvero breve. Allora, prima di tutto, una sequenza di brevissime definizioni di questo libro. Proprio io penso poi il rapporto che si stabilisce con un libro è sempre un rapporto, no, emotivamente forte, soprattutto quando è un libro che ti coinvolge e che mi ha costretto a rileggerlo due volte, questo rapporto emotivo, ma non solo perché ovviamente mi ha incuriosito moltissimo, mi ha appassionato, ma anche perché è un libro non facile, molto denso. Ecco, questa è la prima questione, un libro denso è una parola, forse non riesco a dire, mi era venuto in mente molto minuzioso anche, no? E in un primo tempo ho pensato che questa densità fosse eccessiva in alcune parti, invece poi ho capito che quella densità, quell'essere così minuzioso su alcuni passaggi, su alcuni racconti, sulla sequenza di alcune operazioni, di alcuni eventi, aveva una ragione, era quella di voler raccontare la complessità dei processi anche, no? Non era soltanto una cronaca di quanto era accaduto, ma era il bisogno di, visto che è un libro che si rivolge anche moltissimo, immagino, agli studenti anche, no? A chi farà urbanistica, far capire quanto è complessa la nostra disciplina, quanto è complessa l'impatto della nostra disciplina poi nel farsi concreto delle cose. E quindi, che poi è fatta di sussulti, è fatta di conflitti, è fatta di non sono delle cavalcate meravigliose verso il futuro, sono sempre operazioni difficili da gestire. E questa densità è un valore, quindi, per questo motivo. La seconda è però che questo è un libro che si muove a tutto campo nel recinto in realtà molto labile, no, della disciplina urbanistica, poi ovviamente tornerò su questo, e lo fa muovendosi tra gli strumenti dell'urbanismo, anche strumenti non codificati, attenzione, volutamente, processi cognitivi, processi progettuali innovativi, regole di svariata natura, anche dispositivi procedurali. Lo fa quindi con un chiaro intendimento di governare il campo del nostro fare urbanistica. E questo ha a che vedere evidentemente poi con quello che dirò dopo sul titolo del libro su cui avete prima parlato. La terza questione è che è un libro italiano. Consentitemi di fare quest'altra considerazione, forse un po' strana, però, ma e sia ben chiaro, non è una non sto facendo innanzitutto il sovranista, sia ben chiaro, anche se c'è un pizzico di sovranismo, no? Nella rivendicazione di una identità della disciplina, assolutamente giusta. Manca anche un po' di sud. Manca un po' di sud, io posso compensare volendo. Ma sta arrivando. Comunque, è un libro italiano perché a ben vedere, a meno del colpo di scena finale sui 3-4 autori, no, dei lasciti, è un libro che mi sembra anche qui volutamente, io penso sia così però, vuole misurarsi con le esperienze fatte da Bertrando, ma con... non solo perché le esperienze di Bertrando sono state calate tutte nel contesto nazionale, ma anche perché, penso si possa dire, dalla seconda lettura, questo mi è venuto ancora più forte come ragionamento,
Bertrando vuole valorizzare la cultura urbanistica italiana in un contesto internazionale nel quale spesso e volentieri invece i nostri libri tendono talvolta a, con un pizzico di esterofilia, a voler a tutti i costi vedere altrove l'innovazione, il nuovo paradigma, eccetera, eccetera, eccetera. E non a caso tutti i maestri a cui fa riferimento Bertrando sono tutti appunto citati nel libro, ne potrei citare tanti di quelli, ma da Gustavo Giovannoni a De Carlo, Bernardo Secchi, insomma sono Patrizia Gabellini ovviamente, che io considero comunque un urbanista che ha ormai una sua posizione ben precisa nella storia dell'urbanistica italiana, a Quaroni, ecco, dimenticavo. E questo secondo me è molto importante perché è un modo per ritornare su una eredità italiana che però, come dire, poi nel colpo di scena finale trova quel fittone fortissimo, uso un termine diciamo botanico, ma insomma quel fittone fortissimo dei quattro testi tutti stranieri, che sono tutti collocati dentro un campo specifico che è quello che ha ricordato prima, quello degli spazi aperti. Quarta questione, quarto diciamo modo di guardare il libro, no? Sempre in modo molto così sintetico, e cioè il libro è poi anche quindi un bagno di concretezza, cioè il libro è fortemente retto da un telaio, evidentemente, da un retroterra culturale, da una forte capacità di controllo, no? Anche teorico, ma è volutamente un bagno di concretezza, perché la nostra è una disciplina che è giusto definire sapere pratico, no? Cumulativo, ma un sapere pratico che si misura con la vita della gente, e quindi è la concretezza delle cose raccontate, è anche un modo per restituire cosa succede nell'ultimo miglio, anche, no? L'ultimo miglio dei piani, chiamiamolo così, cioè il momento in cui, la fase in cui, diciamo, al di là delle teorie, al di là delle posizioni di principio, al di là delle riflessioni, dei punti di vista conflittuali, eccetera, però quel futuro tu provi a declinarlo attraverso piani, strumenti, dispositivi di svariata natura, e ti rivolgi alla città, fai proprie le domande della città, le metabolizzi, le rielabori in un processo che non è mai un processo lineare, un processo sempre molto complesso. E in questo senso è anche importante lo stile di Bertrando, perché Bertrando, io lo conosco insomma da tempo, ho sempre apprezzato le cose che ha scritto, le cose che ha fatto, ha uno stile asciutto, mai ridondante, mai, come dire, autocelebrativo. Quanti di noi anche nel passato hanno indugiato, no, invece in una esibizione, mi sembra diciamo dello stile del modo di esporre le proprie idee, mi sembra uno stile asciutto, rigoroso, sempre con una forte, con una profondità analitica molto spiccata, e io questo è ovviamente una dote importante e rara. In questo senso è, secondo me, chiudo questo pacchetto di questioni così sintetiche di pelle, diciamo, nella lettura del libro di Bertrando, è un libro stimolante, molto stimolante, perché è un libro importante per la nostra disciplina, perché siamo, l'avete detto all'inizio, in una fase in cui la nostra disciplina è vista un po' come sempre più come superflua, spesso e volentieri, anche perché siamo nel paese delle deroghe, quindi diciamo, per dirla in sintesi, se tutti i dispositivi legislativi sono in deroga agli strumenti urbanistici, bisogna porsi due problemi: uno, che forse i nostri strumenti urbanistici spesso sono anche difficili da gestire, magari rispondono a dei costrutti teorici interessanti, ma poi non riescono ad essere poi realmente un sistema di regolazione e di progettazione della città.
però sicuramente corrisponde ad una fase storica nella quale l'assenza di regole è divenuta, diciamo, adesso anche a livello costituzionale, diviene, diciamo, una sorta di leitmotiv di tantissime purtroppo espressioni della produzione legislativa che interessa la credibilità dell'urbanistica, per cui, diciamo, fare i piani è divenuto anche, diciamo, un dato di ostilità, l'urbanistica come pratica ostile in molti casi. Lo dico da persona che io ho appena finito il piano di Messina, insomma lo scheda di massima del piano di Messina, facendo un piano sicuramente molto diverso da quelli storici, con un'amministrazione peraltro atipica, posso dire che rovesciare questo tipo di cultura è davvero difficile in questo momento storico, davvero difficile. Allora, uscendo da questa premessa, insomma, da queste brevi note complessive, voglio dire poche cose su alcune questioni di merito. Primo, il titolo. Alcune cose le avete dette, provo a dirle in modo anche diverso. Il titolo, dentro l'urbanistica, sì, non è solo star dentro l'urbanistica, cioè nel senso di essere persona che ha dedicato, intellettuale, progettista, che ha dedicato buona parte della sua attività di docente universitario e non solo a questa attività, è perché c'è la necessità, mi sembra, che Bertrando rivendica, di avere uno sguardo interno all'urbanistica, di rivendicare una identità al di là di quelle che sono, mi pare tu utilizzi la parola, derive eccentriche, no? Cioè, quante ce ne sono state di derive eccentriche negli ultimi 30 anni, verso il progetto di architettura, verso il progetto ecologico, verso alcune declinazioni ambientali molto specialistiche, verso il paesaggio? Magari alcune non lo sono tanto eccentriche, talune sono, o meglio, diciamo che il nostro modo di muoverci, la nostra disciplina non è un recinto definito una volta per tutte, è una disciplina che nasce da radici molto diverse, ecco, poi ci sono dei fittoni più importanti per alcuni rispetto ad altri, no? Però è una disciplina che ha origini, abbiamo dedicato a questo decenni di una produzione che ci ha impegnato a spiegare cosa c'è dietro, no? Questa urbanistica moderna, diciamo, quali sono le diverse provenienze. Tu hai citato spesso Zucconi, no, all'interno del libro. Insomma, sappiamo quanto questo lavoro di riconoscimento delle radici ci porta anche a pensare che il nostro muoverci anche in campi contigui è operazione importante, ma è operazione importante se non diventa, come dire, un regalare ad altri o peggio, diciamo, sminuire quella che è la cultura sedimentata che viene qui richiamata nel libro e non invece produrre un processo di implementazione importantissimo di quelle contaminazioni con le discipline contigue che oggi ci interessa molto anche a livello di corsi laurea, ci interessa a livello di credibilità anche dei corsi laurea, anche sulle lauree soprattutto del progetto. Quindi dentro l'urbanistica è un punto di vista importantissimo. Ha fatto bene Bertrando, secondo me, a insistere su questo punto. Seconda questione, la questione della struttura. Io qui, Paola è stata bravissima a raccontare la struttura del libro. È un libro che ha appunto 20 capitoli, 6 sezioni. Io all'inizio non mi orientavo davvero bene, poi il colpo di scena finale mi ha sorpreso, quello sui lasciti, quindi mi ha anche, però non c'è dubbio che c'è una alla fine una sequenza che io ho interpretato in questo modo, c'è innanzitutto una presa di posizione contro un modo di guardare, di parlare urbanistica tutto centrato sulla ricerca della forma di piano perfetta, no? Su cui lui si attarda giustamente nel dire no. Dobbiamo entrare in una dimensione sostantiva delle questioni, dobbiamo parlare di come si fa urbanistica, perché cosa, quali sono le questioni fondamentali, entrare nel perché alcuni strumenti devono cambiare, non nel quali sono gli strumenti per ragioni astratte, no? E questo secondo me è un dato importante del ragionamento. Però poi dopo vengono alcuni capitoli importanti su figure territoriali, composizione,
progetto di territorio, di città di territorio, e poi la parte, oltre quella dell'archivio, del ritrovare alcune radici importanti che poi sono tutte coagulate intorno in realtà al ruolo degli spazi aperti. È una finestra aperta verso l'attività che da tempo in realtà stiamo svolgendo, perché gli spazi aperti non sono novità. Io su questo vorrei tornare poi nella seconda parte. Terza questione. Il progetto è un libro scritto da un professore universitario, credo a tempo pieno, a differenza del sottoscritto, che ha deciso un'altra strada, ma credo ugualmente legittima se praticata con serietà, come io penso di aver fatto, penso di fare, cioè di mettersi a tempo definito, poterlo fare per legge, fare progetti anche non solo con l'università, poi fra l'altro con l'università non si fanno progetti, ma si fanno altre cose. E questo è un grosso problema, nel senso che a mio avviso questa triangolazione speciale che Bertrando racconta, che io trovo molto importante per noi, per la nostra disciplina, fra didattica, ricerca, sperimentazione progettuale nelle esperienze avute con le amministrazioni, è un circolo virtuoso fondamentale. Io credo che senza anche la sperimentazione progettuale sia difficile chiudere questo ciclo, questo continuo tornare anche sulla didattica e la ricerca. Ovviamente si tratta di capire come queste cose avvengono, ma la fertilizzazione che la sperimentazione progettuale, non solo nella didattica e nella ricerca, ma ripeto, nel rapporto diretto con quelli che sono i principali committenti dell'urbanistica, cioè gli enti locali, diciamo, l'amministrazione pubblica, credo che sia una cosa importantissima. E comunque lo sguardo che viene fuori da questo è uno sguardo, infatti, di grande profondità e di grande concretezza, di grande anche pragmatismo su tante questioni. Dimensione sostantiva, si è detto, non ci vorrei tornare sopra, è chiaro che, dico solo questo, è una, appunto, il libro entra in una dimensione sostantiva delle questioni, affronta i temi nuovi o i temi storici. Sui temi nuovi mi verrebbe da dire qualcosa dopo, la dirò, che è un po' una lamentela invece che faccio sul libro, magari non c'è tempo così non te la faccio. Ma non per ansia di nuovismo né di derive eccentriche, ma anzi proprio per il bisogno di condividere cose che secondo me, su cui siamo anche peraltro abbastanza d'accordo. Diciamo che la dimensione sostantiva emerge in tutte le esperienze fatte. Lui non si interroga sul capiamo qual è il piano migliore. Fa bene Evangelisti a dire, certo, però dovremmo cominciare a porcelo anche questo problema. Si pone il problema di perché a Iesi, per esempio, decidono di fare un piano assolutamente inusuale, cogliendo l'occasione di una legge che in quel momento, piano idea e progetto di suolo, sostanzialmente di azzonamento. Tra l'altro, sull'azzonamento, piccolo inciso, hai fatto un pezzo bellissimo, mi pare, nel pezzo su Banam, se non vado errato, che condivido perfettamente rispetto a questo atteggiamento modaiolo di dire lo zoning, perimetriamo sempre, dici tu, no? Lo argomenti questo discorso in maniera molto intelligente, molto acuta e assolutamente condivisibile. Il problema è che come lo fai, quali sono i modi attraverso cui lavori nell'azzonamento, chiamiamolo così, del territorio. Comunque, ecco, quella forma di piano di Iesi è una forma di piano non codificata a livello nazionale, è una cosa inventata per quella occasione. Però lì dentro è qui l'altro tema: tu in realtà fai vedere un piano in filigrana che ti piace di più, cioè fai, o meglio, ti piace di più, che ritieni più vicino ad una, anche ad una, mi pare di poter dire, uno snellimento di alcune questioni, di un chiarimento di alcune questioni, no? Piano idea è un piano non vincolistico, non è conformativo, è un piano che definisce un'idea di città, ma anche un programma, forse crea una saldatura con una dimensione operativa, un vero piano strategico che abbia in sé anche delle visioni, una spazializzazione di alcune azioni strategiche, no? E dall'altra parte un progetto di suolo aggiornato
appunto un azionamento di nuova generazione che riesca a dialogare in modo dinamico nel tempo, anche con la possibilità di un continuo check di questo rapporto difficile che si crea fra due strumenti così diversi. E invece abbiamo, ereditiamo, però questo Bertrando, come urbanisti, poi arrivati a una certa età bisogna pure cominciare a esporsi, penso che fermo restando il fatto che dobbiamo, non lo dire a me ovviamente, avere un'attenzione primaria su una dimensione sostantiva del tipo che tu espliciti nel libro, beh insomma ereditiamo una situazione veramente ridicola in Italia, ridicola, io non so usare altri termini, cioè tutte le regioni hanno leggi con caratteristiche diverse, non c'è un quadro minimo di principi a livello nazionale, ogni regione si inventa un dispositivo diverso, a meno che non ha conservato il PRG di vecchia natura, e l'affastellamento, mi sembra di poter dire anche all'amico Evangelisti, anche quello che è successo nella regione Emilia-Romagna nel passato, ma in Toscana, cioè, è stato un sovrapporsi, un affastellamento, un appesantimento. Ma perché i cittadini dovrebbero vedere bene l'urbanistica quando il legislatore e noi stessi siamo i primi a creare una complessità degli strumenti, delle norme, del modo di fare i piani che poi si devono incastrare, dobbiamo mettere in coerenza, se un povero Cristo vuole un diritto, un quadro del suo stato di diritto, ha una difficoltà mostruosa spesso e volentieri. E poi che succede? Succede quello che ci ha raccontato prima Evangelisti, che la Regione Emilia Romagna ti fa una nuova legge che forse dovremmo riguardarci, che è completamente diversa, che praticamente cancella, si può dire, quasi credo di poter dire, infatti l'adeguamento non sarà facile, ma in una regione che ha un patrimonio lascia un'eredità di pianificazione così complessa, forse questa operazione è più facile, ma è mai possibile che anche noi, adesso forse perché mi sono impegnato a livello nazionale con l'Istituto Nazionale Urbanistica, prima o poi faremo una proposta anche su questo, ma forse il referendum del dicembre l'anno scorso ha tolto un po' di terreno a queste possibilità di fare un ragionamento di carattere nazionale, forse sarà la conferenza Stato-Regioni, non lo so, però dobbiamo porci il problema di una semplificazione, di un chiarimento, anche perché, lo diceva benissimo, sono assolutamente d'accordo con Evangelisti, noi non riusciamo, faremo fallire anche la legge del Rio, che in parte è già fallita, no? Ma che cos'è il piano strategico? Io non so se Evangelisti l'ha capito. No, ma che cos'è? Che cosa è? E ognuno lo sta declinando come meglio crede. Possiamo pensare che il piano strategico, noi urbanisti, le nostre università, i nostri istituti di alta cultura, eccetera, non dicano nulla su questo? Perché noi dobbiamo studiare, stiamo all'interno dell'università, dobbiamo capire meglio, eccetera. Beh, penso che dovremmo prima o poi. Ma è molto importante però quella dimensione sostantiva, perché da quella dimensione sostantiva e dal pragmatismo della sua sperimentazione in contesti locali vengono delle indicazioni molto utili rispetto invece a discussioni fatte fra legulei, perché oggi le riforme urbanistiche si fanno non certo vengono fatte dagli urbanisti, ma da altre figure e non da chi pratica l'urbanistica. E ultima questione, la questione degli spazi aperti, cioè il colpo di scena finale. Bah, viva Dio, cioè, nel senso che fai benissimo a tornare hai fatto benissimo a tornare su questo tema. È un evergreen, diciamo, di 30 anni fa. Insomma, io tra l'altro mi sono trovato a Venezia, c'eri anche tu a presentare il libro quando abbiamo commentato i libri di Bernardo Secchi, no? Progetto per l'urbanistica è stato il lavoro che mi ero ritagliato, che mi era stato affidato in realtà, e è evidente che stiamo dagli anni 80 ragionando, no, su spazi aperti, progetto di suolo e così via, ma certo oggi le condizioni sono cambiate, la situazione è cambiata, le condizioni sono cambiate, ma lo diceva però 30 anni fa anche Bernardo Secchi, forse sono cambiate ancora, e forse sì, sono cambiate ancora, è giusto fare appello a quei lasciti. L'operazione Regent's Park a Londra è un'operazione straordinaria di progettazione urbana, poi sarebbe utile anche tornare su cosa è progetto urbano, cosa è progetto urbanistico, ma non c'è tempo. È fondamentale evidentemente l'esperienza di Olmsted
soprattutto quando tu citi, devo dire, Boston, l'Olmsted di Boston, ma anche di New York, perché il ribbon di parchi su cui si è innestato Robert Moses e poi l'Hudson River Park e poi oggi l'High Line viene da quella storia lunga, no? E poi ovviamente Banham e Sitt, nei termini in cui tu giustamente lo hai trattato. Ecco, a me pare che quest'ultimo tema, questo degli spazi aperti, apre ad una discussione forse su qualche germe di futuro anche ulteriore, forse contaminato e sostenuto da nuove riflessioni, ma magari ne parliamo dopo. Grazie, grazie. Bertrando, replica. Sì, grazie, grazie moltissimo. Cerco di toccare tanti punti in poco tempo. Tanto ringraziamento non di rito per questo invito, grazie a Renzo Riboldazzi e Casa Cultura che ospita questi cicli, perché questi cicli sulla città bene comune sono in questi anni un forum vitale, frequentato, e credo che Renzo abbia grande merito nell'avere escogitato un formato che porta a questo tipo di discussioni. Devo dire che l'invito mi ha onorato e al contempo sorpreso, perché in realtà questo libro, e ha molto ragione Paola Di Biagi, è un libro che fondamentalmente io ho scritto per me stesso, e quindi c'è questa dimensione fortemente autobiografica, autoriflessiva. Era, diciamo, l'esigenza di fare i conti con me stesso e con le cose che avevo fatto nel corso degli anni e che volevo esplicitare. Volevo esplicitare in un libro che chi abbia voglia può leggere, ma che innanzitutto io volevo provare a rileggere, a vedere l'effetto che fa. Una battuta che faccio spesso è Marina Rippa di Meana, i miei primi 40 anni, io quest'anno ne compio 50, e questo, diciamo, è un po' il mio modo con cui... Ci sono alcune linee di riflessione che in questo libro non sono contenute, in particolare sulla città storica, sulla città ereditata, che volutamente in questo libro non ho compreso, però è effettivamente rappresentativo di un mio percorso. Grazie quindi per questo invito, ma grazie ai discussant che sono... in questo ringraziamento c'è, voglio dire, anche una componente, se non sentimentale, affettiva. Davvero vi sono grato di aver accettato di discutere il mio libro, perché so che è impegnativo e vedo, da come l'avete letto, l'impegno che vi ha richiesto, ma vi sono grato di questa vostra partecipazione, perché voi rappresentate, sintetizzate l'urbanista che io vorrei essere, nel senso che prima dimensione, che cos'è l'urbanistica? Un sapere pratico che sollecita e trova la chiave per la sua contemporaneità nel confronto, anche per scostamento, ma con un confronto forte con la storia, in cui questa contemporaneità trova senso. Un confronto innanzitutto con la storia interna di questo sapere pratico in continuo mutamento. E questo io lo trovo nel lavoro, nella ricerca di Paola, è un sapere pratico proiettivo che trova ragione e fondamento nel progetto e nella ricerca, e qui cito Carlo Gasparrini, sono parole sue, nella ricerca di dispositivi narrativi e regolativi credibili, funzionali a questo progetto. Centralità del progetto e centralità delle forme tecniche utile a dargli corpo e forma,
Perché su questa questione ci dobbiamo parlare chiaro, perché l'urbanistica è come la nazionale di calcio, ognuno di noi ha la sua formazione nel taschino, e non è una capacità esclusiva dell'urbanista riuscire a tematizzare ciò che oggi fa problema nei nostri territori. Tanti altri possono dire il tema di oggi è questo. Così come la configurazione di obiettivi, dire che cosa si dovrebbe fare. Il problema sta come si fa a condurre da una tematizzazione, speriamo efficace, alla possibilità di conseguire obiettivi auspicabili. Montare il motore che conduce dai temi agli obiettivi è invece una peculiarità dell'urbanista e, come dire, di cui, se volete, le leggi urbanistiche sono un sottoprodotto. Spesso i meccanismi, come, ma è normale per tutte le nostre attività, voglio dire, io con gli studenti spesso uso un esempio, non so quanto felice o infelice, ma visto che c'è un quadro in copertina di questo libro, potrei dire quali sono le ragioni per cui ho fatto questa scelta. Beh, perché almeno la copertina è buona, come, il libro non so, però la copertina secondo me è indubitabilmente bella. Un esempio che faccio con i miei studenti è che i quadri del canaletto, i quadri del canaletto, abbiamo ben presente qual è il progetto reificato, l'obiettivo, abbiamo anche, ci immaginiamo quale fosse la tensione, la volontà, la tematizzazione che faceva da stimolo al pittore in quel, per quella realizzazione. In mezzo c'è il fatto che lui si era inventato sto accrocchio, una sorta di camera ottica che gli permetteva di e dipingeva con determinati strumenti utili e funzionali a conseguire quell'obiettivo in relazione a quella tematizzazione progettuale. In urbanistica questo aspetto, secondo me, è importante e sta in quella dimensione che Carlo Gasparrini coltiva, lui ha detto appunto professore a tempo parziale ma impegnato nella pratica, e che si applica a ricercare dispositivi narrativi e regolativi credibili nella sua attività di pianificazione, che hanno secondo me molto a che fare con, sono diciamo parenti, una riflessione intensiva sul dispositivo tecnico è quello che io ho provato a di cui ho provato a sottolineare l'urgenza nell'ultimo capitolo, quello sulle ecologie alla maniera di Bana. Ci sono alcuni dispositivi che sono utili a produrre quelle figure territoriali proiettive che secondo me le città farebbero, di cui le città farebbero bene a dotarsi per darsi appunto una visione, un possibile progetto d'assetto. Terzo aspetto, un sapere proiettivo che si contraddistingue e caratterizza per l'essere, adesso uso un'espressione che vi suonerà forse un po' dura, una pratica di Stato. La progettazione urbanistica è innanzitutto e fondamentalmente una pratica che si reifica nell'istituzione. È qualcosa che l'istituzione non può eludere. L'organizzazione dello spazio ai fini della nostra convivenza civile, cercando di comporne i conflitti, è una cosa che, quindi la morte dell'urbanistica, l'urbanistica non può morire, perché questa è la dimensione dell'organizzazione spaziale in funzione della convivenza possibilmente civile, come è qualcosa che non è eludibile e che o fanno gli urbanisti o comunque qualcun altro lo farà in loro vece. Come. E quindi è vero quello che diceva prima Carlo Gasparrini, io rivendico la necessità di occupare il centro di questa domanda che è per la nostra convivenza nello spazio, e quindi la terza dimensione forte che è quella che oggi ha portato qui Francesco Evangelisti, che mi pare fondamentale e mi pare che debba tornare ad essere, tu dicevi bisogna a una certa età bisogna un po' esporsi, sì, no ma è vero, ma noi dobbiamo tornare a pensare come destinatari del nostro, come possibile esito del nostro insegnamento, urbanisti che stiano nella pubblica amministrazione. Innanzitutto, prima di tutto, dopo aver coltivato per molto tempo nell'insegnamento universitario mercato e terzo settore, come anche proprio come spazio di ricerca.
Dentro l'urbanistica, e sì, l'avete già detto voi, che cosa significa questo titolo? Stare dentro al cuore di questo sapere pratico, un sapere pratico volto al progetto d'assetto e al progetto di regole. Tutte e due sono progetto. La regola non è la deriva per burocrati, il richiamo. Regolamento urbanistico edilizio a Bologna si confrontava con uno statuto implicito insito nel corpo della città. Quando mi confrontavo con il dirigente all'edilizia privata di Bologna per mettere mano sulle norme del regolamento urbanistico edilizio, la classica parola nel nostro contendere, no? Io proponevo alcune modifiche, lui mi diceva: noi a Bologna è il rivendicare una consuetudine che fa statuto del luogo, che coinvolge gli operatori, coinvolge l'amministratore, coinvolge il politico, coinvolge il comune cittadino. È un lessico locale che si reifica, sono cose poi come viene fatto un sopralzo, un'altana, come noi a Bologna, potrei alcuni aneddoti, per esempio sui ribaltamenti sull'ultimo solaio delle vicende, per cui quello è uno spazio che sta al cuore, è tanto strategico quanto l'altro. Alcune battute, per esempio a Milano con la legge dei sottotetti si sono prodotti più o meno, una ricerca di qualche anno fa, 800.000 metri quadri di SLP, più o meno due volte qualcosa in più della trasformazione di Porta Nuova, tanto per dirne. Allora, quello però è governato per via di regolamento, l'altro governato per via di, potremmo dire, pianificazione strutturale e operativa. Sono tutte e due fondamentali, importanti. Vuol dire stare dentro l'urbanistica, vuol dire coltivare questa dimensione, almeno alcuni di noi, è vero, cioè il nostro sapere appunto, e sono molto d'accordo, in continuo mutamento, in evoluzione, oggi sta conoscendo una trasformazione profonda, probabilmente nella direzione alla quale il tuo invito alla discussione successiva porta, e la condivido, come per certi versi questo è un libro di bilancio, non di prospettiva. L'ultimo capitolo è di prospettiva, il resto è per fare i conti con gli ultimi 15 anni dell'urbanistica, tu hai detto, italiana. Dentro l'urbanistica significa anche coltivare un punto di vista di internità rispetto alla specificità del contributo dell'urbanistica, e quindi a guardare alla trasformazione dei nostri territori nel rapporto tra storia esterna e storia interna. La storia interna, ne rivendicava l'urgenza Bernardo Secchi tanti anni fa, ma continua a esserci quest'urgenza. Una storia interna delle pratiche e dei modi e delle tecniche della progettazione urbanistica. A mio modo di vedere, l'importanza della storia interna e disciplinare è fondamentale. Vuol dire anche, ed è una cosa, un aspetto al quale sono affezionato, perché il titolo generale Dentro l'urbanistica è replicato in quella parte che voi avete definito di archivio da un capitolo che si intitola proprio così, Dentro l'urbanistica. E quello per me è lì restituisco una ricerca che ho condotto per una dozzina di anni a Bergamo, sui piani urbanistici di Bergamo, che ho anche restituito in un altro libro, che è stata una vicenda, un corpo a corpo, devo dire, con il documento urbanistico, 120 anni di piani, di storia urbanistica di quella città. È uno sguardo induttivo che ripartisse dalla documentazione relativa ai principali momenti di pianificazione di quella città, a me, non pretendo di convincervi, secondo me è anche un capitolo tutto sommato che ho scritto bene quello, quindi spero anche divertente da leggere, però a me ha consentito di capire grandi cose,
aneddoti sul centro piacentiniano. Il centro piacentiniano non l'ha fatto Piacentino. E vi cito alcuni passaggi in cui Piacentini stesso diceva: vabbè, va bene, ditemi che cosa devo fare, ve lo faccio. È vero, l'aveva pensato Murnigotti 20 anni fa, la soluzione planimetrica, usiamo quella. È interessante come... È interessante perché ci parla in un momento in cui tendiamo, no, a personificare, a ricorrere al... sono elusioni, sono aspetti rassicuranti la ricerca autoriale. Spesso decisioni urbanistiche maturano nel corso del tempo e chi magari aveva avuto la buona idea la vedrà realizzarsi per mano di altri alcuni decenni dopo. Un'altra notazione, direi, sulla disgiunzione tra accademia e urbanistica praticata. Io credo, accademia a me non piace, come non mi definirei mai un accademico, come io penso che da universitari dobbiamo continuare a coltivare quel rapporto con quel sapere pratico in tutta la problematicità di cui prima ci diceva Carlo Gasparini. Non è facile, no? Io stesso adesso, diciamo, ho finito la benzina iesina e bolognese e adesso dovrò inventarmi qualcosa per riuscire ad avere un nuovo ancoraggio, no, alla dimensione pratica per sviluppare nuova riflessività su questi aspetti che io ritengo centrali, che fanno questo sapere. Un'ultima notazione, forse è già emerso, è un libro scritto con più registri e che, cioè, i capitoli rivelano modi della scrittura diversi, non solo perché, diciamo, la materia prima che io ho ricombinato appartiene a momenti diversi e anche a occasioni diverse di scrittura, ma perché io credo che di urbanistica si debba poter scrivere utilizzando tutta la tastiera e non solo l'ottava dell'accademico. E quindi, per esempio, lo uso con gli studenti, il capitolo che va per la maggiore è quello sulle trasformazioni urbanistiche a Milano recenti. Quello ho provato a curarne la scrittura perché credo che comunque la lettura dei nostri testi di urbanistica, certo, se sono accompagnati da qualche buon argomento e contenuto, però una qualche gradevolezza i nostri libri alla lettura, a mio modo di vedere, la dovrebbero garantire. E quindi tutte le volte che qualche volta mi rileggo quella che trovo e scopro qualche inevitabile non è vero, qualche sciatteria, me ne rammarico. Vi ringrazio molto. Grazie. Domande? Ci sono domande? No. Osservazioni, commenti, qualcuno vuole dire qualcosa? Andrea, professor Villani dell'Università Cattolica. Io ho lavorato dentro l'urbanistica, in particolare macrourbanistica, e la cosa che mi ha colpito, io non ho letto il libro e quindi non posso parlare del libro, ma mi limiterei a dire qualcosa di questo genere in termini di che cosa può essere significato come urbanistica oggi. Una cosa che mi ha colpito dal vostro discorso è che non è stato fatto un esempio che uno di che cosa è l'urbanistica oggi. Ora questi giovanetti qua non sanno, secondo me, che cos'è l'azione urbanistica oggi. Qui ci siamo trovati di fronte nell'arco di 50 anni, dalla pianificazione razionalista basata sull'azzonamento, con la separazione netta delle funzioni, la specificazione funzionale delle zone, via discorrendo, il verde, l'agricoltura, l'industria, il commercio, la residenza, eccetera, a un modo di procedere in cui invece
qui da noi per esempio basta avanzare delle proposte in concreto e anche di un grande insediamento complesso, purché rispetti gli standard urbanistici, purché sia contenga una contemperazione di funzioni diverse per la localizzazione in cui è posto, da tale da risultare accettabile all'amministrazione comunale. La sostanza è questa qui oggi. In mezzo ci sono stati almeno 4-5 passaggi. A Bologna il razionalismo dei quartieri perfetti, il modello, alla trasformazione invece del recupero, il passaggio cervellati, il recupero del centro storico, come contestazione invece, perché si era scoperto che il razionalismo era il modo di esaltare la speculazione fondiaria e quindi l'imprenditoria privata eccetera eccetera, che a quel punto doveva essere combattuto, invece il recupero del centro storico mantenendo la popolazione residente era il modo giusto di procedere. La fase successiva è quella dopo il decentramento delle grandi funzioni produttive dei maggiori centri industriali e produttivi, i vuoti urbani da trasformare, da recuperare, i docks di Londra per fare un di Amburgo, le grandi aree vuote, gli scali a Milano, e quindi che cosa fare per la regeneration. Ecco, io ho detto quelle parole che voi non avete detto ed è lì dentro quella urbanistica, no? Ecco, mi sono permesso di sfidarvi ad affrontare questi temi. Grazie. Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No. Volete aggiungere qualcosa, replicare? Beh, qualcosa dentro del libro, come dire, leggendolo, qualcosa relativamente a questi problemi c'è. Come? E non riusciamo a fare una discussione su questo, credo, stasera. Penso che nel corso del professor Riboldazzi, nel mio corso, è uno dei contenuti fondamentali, per esempio che cosa significhi e quali siano stati i tentativi. Nel libro, per esempio, sostengo che Milano, non sono particolarmente originale, ma è la città che più ha investito e creduto in un'urbanistica fatta per programmazione e per progetti. Dopodiché su questo, Milano ha anche sperimentato qualche cosa rispetto a ciò. Io credo che per esempio la stagione del documento inquadramento delle politiche urbanistiche milanesi ex legge 999 sia stata una stagione importante e interessante per il dibattito che ha alimentato. Ovviamente su questo poi si è sedimentato anche un grande conflittualità. Sul libro alcune mie opinioni le esprimo. Una cosa invece telegrafica sulla questione prima sulla legislazione, due aspetti. Io credo che l'ipertrofia legislativa sia stato un modo di eludere l'urgenza di far fronte ai problemi della decisione di fronte e di, come se la proceduralizzazione ci potesse dare, come dire, triturando i problemi dei nostri territori dentro una sequenza formattata di operazioni, quei problemi si potessero risolvere. Io, diciamo, che cosa portiamo a casa di buono, e alludeva prima Carlo Gasparrini su questo aspetto, credo che la distinzione tra dimensione programmatico-operativa e dimensione regolamentare sia utile e che ci aiuti a fare progetti di assetto e progetti di regole migliori che in passato. Scrivere regole, secondo corno della questione, scrivere regole è difficile e quindi prima di scrivere delle cattive regole, perché è facile scriverle male, astenersi, perché poi recuperare rispetto alla problematica e la capacità di scrittura nelle leggi dello Stato, nelle norme secondarie delle amministrazioni, nelle norme tecniche dei piani, c'è stata una certa deriva in questi ultimi decenni. D'altra parte, quando proliferano leggi con un articolo unico di alcune centinaia di pagine,
vuol dire che abbiamo perso il controllo di questo tipo di testi. Come. Grazie. Bene, allora se non ci sono altri... Sì. Una curiosità. C'è un motivo o, diciamo, una causa, una paura per cui non si ha quella visione che esprimeva Gasperini, unitaria nazionale, dell'urbanistica ovviamente? Questa è tua, Carlo. No, diciamo, non ho messo sul letto lo psicanalista. È evidente che, diciamo, siamo un paese un po' squilibrato da questo punto di vista, nel senso che poi l'eccesso di autonomia regionale, io credo, su alcune funzioni determina inevitabilmente quello che è successo. Il fatto che non si riesca a fare una legge nazionale, quindi che sia successa, sia accaduta questa deriva, questo impazzimento della legislazione, veramente mettere insieme, sono state fatte ricerche su ricerche, è davvero inquietante, no? Per cui anche ormai in un mondo in cui ci muoviamo da tutte le parti, da una regione all'altra, io faccio piani in pochi ma in regioni diverse, cioè ogni volta hai un modo di, come se fossimo in 20 stati diversi, insomma, è una cosa inquietante questo, cioè non ha senso. Questo significa anche una sperequazione nel trattamento, il rapporto con i cittadini, con tantissime altre questioni. E io credo che ci sia proprio una difficoltà dello Stato centrale a ragionare su questo, perché questo lede ormai dei diritti consolidati delle regioni e con tutti i problemi del caso. Sono stati fatti vari tentativi di costruire leggi di principi malfatte, secondo me l'ultima, quella di Lupi, era un pessimo testo fatto da Franco Carrer, ma insomma di una modestia infinita, che parlava ancora di, con termini vecchi, ma non è un problema terminologico, è un problema proprio di contenuti, no? Non aggiornato sulle questioni, sulle nuove questioni. Quindi diciamo, credo che sia un problema di forza che noi non riusciamo ad avere nella politica nazionale. Andatevi a guardare i programmi elettorali dei partiti, cioè, ma l'urbanistica, la città, esiste? Non esiste, non è al centro dell'attenzione. Magari attenzione, sì, ci sono le questioni ecologiche, le questioni infrastrutturali in modi diversi, ma la città non c'è, come se non esistesse, come se non fosse un capitale anche fondamentale, no? Su cui investire e costruire un'agenda urbana nazionale. Siamo uno dei pochi paesi europei che non ha un'agenda urbana di fatto. Quindi questo, posso però dire una cosa sui piani per progetti, per rispondere al professor Villani, però per dire anche una cosa a Bertrando, ma una cosa, Bertrand, non polemica, per riprendere le cose che hai detto tu prima, cioè qui hai ragione tu, l'impazienza di abbandonare, mi pare che fosse proprio uno dei pezzi che avete fatto leggere all'inizio, no? L'impazienza di abbandonare un'idea importante, che io continuo a pensare sia importante, cioè di costruire dei dispositivi narrativi della città basati su una concatenazione fertile di progetti che nasce dall'ascolto profondo della città. Ma quello che è cambiato, ragazzi, è che quante siti là, cioè il vecchio modo di fare la programmazione dei progetti erano le tante city life. Cioè nell'epoca in cui questo discorso è venuto fuori, era un'epoca di incredibile valorizzazione immobiliare di alcune parti della città. Ma voi, guardando tutte le città italiane, chi ha un minimo di controllo della città, quante potranno essere le city life nelle città italiane dei prossimi 10-20 anni? Ragazzi, pochissime. Il vero problema, la vera svolta che già sta avvenendo e che gli urbanisti sarebbe bene che cominciassero a recepirla, è che i nuovi dispositivi narrativi della città, quelli che costruiamo nei nostri piani, sono fatti dall'ascolto di progetti minuti. Cioè dalla capacità di vedere, guardate, le pubbliche amministrazioni stanno facendo delle capriole per poter mettere insieme il bando periferie, il PON metro, cioè tutte le possibilità che ci dà lo Stato centrale, e tanti piccoli interventi, e tenerli dentro un tessuto connettivo di progetti guida della città, no? Che però abbiano le gambe
poggiate al suolo, i piedi poggiati al suolo, cioè che abbiano risorse pubbliche o private, utilizzare al meglio le risorse che ci sono. E se li andate a vedere, i migliori progetti guida sono quelli in cui c'è un tessuto connettivo di piccoli progetti che spesso nascono da sollecitazioni che provengono da una composizione, cioè qui c'è un tema della dimensione sociale del piano importante anche, cioè è cambiato anche il modo di rapportarsi dei soggetti sociali all'amministrazione, c'è una dimensione collaborativa, una dimensione di protagonismo, di cittadinanza attiva, di protagonismo che sta portando alla ribalta dei progetti che non sono solo quelli della migliore gestione di quel giardino, di quello spazio vuoto. Si tratta di progetti spesso anche di tipo imprenditoriale, di nuova imprenditoria in economie innovative, sul ciclo dei rifiuti, su cose che avvengono, che però incidono sulla città, sul ciclo delle acque. Cioè stiamo parlando di tanti piccoli progetti, anche importanti per la città e il suo metabolismo, se lo vogliamo chiamare così, che informa e penetra in modo capillare e va rivisto, riguardato dagli urbanisti dentro dei nuovi, una nuova stagione di progetti strategici che abbiano una loro operatività e siano basati su cose concrete, pensando che non sarà più come prima avveniva. Vi ricordate i progetti come erano fatti? C'era una linea, magari una tangenziale, una linea ferroviaria, e poi c'erano cinque grandi pallocconi che erano le cinque aree più importanti di trasformazione urbanistica, dove i valori immobiliari schizzavano ovviamente al massimo livello. Bene, i nuovi progetti guida non saranno questo, e secondo me il rapporto con la città, il rapporto diciamo con quel rapporto tra spazio e società che viene evocato anche nel libro ripetutamente, va ritrovato proprio nella condivisione di questi percorsi narrativi, perché non possiamo pensare di condividere le tangenziali con cinque aree di trasformazione. Noi dobbiamo condividere dei percorsi narrativi, spesso sono legati a grandi temi della geografia della città, un corso d'acqua, il percorso delle mura, tantissimi nuovi temi che si sono aperti, attorno ai quali si sono coagulati indipendentemente dagli urbanisti, tantissimi progetti, molti dei quali hanno dignità non solo di essere realizzati, gestiti spesso a costo zero tra l'altro, ma di trovare le concatenazioni, diciamo, le relazioni necessarie. Questo è un compito su cui noi, a cui non possiamo sottrarci, e questo significa uno sguardo diverso alla città, un ascolto diverso alla città, e mi pare che questo sia uno dei temi centrali per l'urbanista. Dentro poi c'è il tema dei nuovi spazi pubblici e di una questione ambientale che dobbiamo metabolizzare finalmente nel nostro paese in maniera diversa da come la stiamo facendo. Più decisamente. Ultimo intervento di Paolo Favole. Grazie. Tanto grazie. Volevo aggiungere un elemento. Sto lavorando in 5 regioni, quindi anch'io vedo il problema legislativo, e non apprezzo Bernardo Secchi, ma ne parliamo a parte, perché la città diffusa e la campagna abitata sono un disastro in Marche e Abruzzo, eh? Basta andare a vedere le città. Ma parte... non l'ha progettata Bernardo Secchi. Il piano regionale sì. E, no, io volevo portare sul fatto che in questo momento noi dobbiamo fare il conto su un'urbanistica regressiva, cioè tutti gli alberi demografici dicono che noi in 10 anni perdiamo tra il 3 e il 5% della popolazione. In Lombardia, con i numeri alla mano, saremo 300.000 meno tra 10 anni, e l'immigrazione non compensa se non l'1%. Non parliamo dei paesi del terremoto che sono messi peggio, eccetera. Secondo, la quantità di vani che abbiamo è passata da 0,8 per abitante nel 75 a 1,7 oggi, cioè in 40 anni abbiamo costruito più vani che nella storia, e non ce n'è più bisogno. Le dico due: a Milano ci sono 2 milioni di metri quadri di uffici vuoti e il 10% degli alloggi nuovi invenduti. Quindi la pianificazione da qui in avanti deve essere una pianificazione che prevede di demolire, di dare ai comuni gli oneri di disurbanizzazione, perché avremo solo immobili abbandonati. Ma questi sono solo i grandi vuoti. Questo pone un problema, che quando a Milano parliamo degli scali ferroviari che sono 1.200.000 in città, più se sommiamo Pioltello, Legnano, Varedo, altro 2 milioni di metri quadri, non sappiamo cosa metterci.
perché non abbiamo nessuna funzione se non alcune pubbliche che possono andare in quei luoghi. Quindi la pianificazione da qui in avanti deve avere una narrazione di recupero degli spazi, nel senso che va disurbanizzata. Leggevo in questi giorni, però ho dovuto scrivere una piccola, a Detroit le fabbriche abbandonate le stanno trasformando in mega orti urbani, il potato patch, no? Stanno facendo questo, questo toccherà anche a noi tra poco. Grazie, grazie a tutti, direi che possiamo chiudere qui. Questi interventi, se me li manderanno, saranno pubblicati sul sito web della Casa della Cultura, e così come altri commenti ad altri libri, e se volete ricevere la nostra newsletter vi potete iscrivere qui fuori. Grazie e buona serata. Grazie a te. Non mi molla più.